Per chi non mi conosce, mi presento, sono Maurizio Cadì, sono presidente dell'Associazione Italia Medievale, che ha avuto il grande piacere di pubblicare il libro che vi presentiamo oggi, il libro che poi è un saggio composto da diversi saggi. In realtà è una tesi di laurea che è stata poi sviluppata dai colleghi del relatore, che ci parla di un aspetto poco noto, direi quasi sconosciuto ai più, della nostra città, cioè di un grande mercato coperto che sorgeva esattamente dove oggi sorge la Rinascente, un po' più avanti, ecco, comunque. Lo potete vedere eventualmente nella rotazione. Comunque, diciamo che per questo motivo, per le vicinanze con la Rinascente e per le vicinanze con l'idea di un mercato coperto, il titolo è venuto di conseguenza, coperto dai Figini, la Rinascente del Medioevo. Quindi adesso oggi lo scopriremo insieme a tutti gli autori, ai quali io non rubo tempo perché devo essere come mia abitudine, e lascio subito la parola a Maurizio Giannetti, no, a Luca Figini, che è il figlio del relatore della tesi e che è la persona che poi ha messo insieme i saggi dei suoi colleghi di lavoro. Quindi la parola a Luca Figini e a voi buon ascolto. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e permettetemi di ringraziare veramente quelli che sono gli autori di questo libro, che sono appunto Enrico Cafulli, Maurizio Giannetti, Francesco Gorelli e Maurizio Spelta, perché questo libro ha visto la luce, io penso proprio come un atto d'amicizia verso mio papà. Mio papà aveva in mente di ampliare la sua tesi universitaria, perché appunto aveva trovato del materiale più ampio, più approfondito su questo coperto dei Figini, ma i tempi della tesi, gli spazi della tesi l'avevano costretto anche a tagliare alcune cose. Purtroppo poi una malattia gli ha impedito di portare a termine questo lavoro. Io sinceramente non sapevo dove mettere le mani, perché per quanto sia laureato in lettere, però non avevo la dimestichezza di questo lavoro. Io ringrazio loro che proprio come gesto d'amicizia e di ricordo di mio padre hanno creato questo insieme di saggi, perché la tesi in sé non è sufficiente per fare un libro, però tutti insieme hanno creato un grande affresco di questo periodo che è, insomma, sostanzialmente siamo alla fine del 1400, perché il coperto dei Figini si parla che potrebbe essere nato dopo il 1472, quindi più o meno in quel periodo, e che va avanti fino al 1860-66, insomma la demolizione finale del coperto arriva nell'866, e che ripercorre però anche un tratto prima, cioè questo periodo alla fine, dal 1350 fino all'inizio in cui il coperto dei Figini ha cominciato a nascere, che è appunto la decisione di costruire il Duomo demolendo le due chiese che erano prima nella zona della piazza del Duomo. Allora, per prima cosa io vi dico, perché leggere questo libro? Allora, io la prima è un motivo proprio personale, perché questo libro è un paradosso che riguarda mio papà. Perché mio papà ha sempre dichiarato di essere amante della storia moderna, più che della storia medievale, e invece fa una tesi di storia medievale. Ma perché? Perché fa una tesi di qualcosa che nasce nel 1472, insomma dopo il 1472, e che va avanti
praticamente fino alle radici della nostra era contemporanea, quindi esiste fino a quel periodo lì. Quindi di fatto fa una tesi in storia medievale, ma il suo interesse è portato verso appunto l'epoca moderna. Secondo motivo per leggere questo libro è perché non parla della grande storia dei re, delle regine, delle battaglie, eccetera, ma è un libro di storia umana, un libro di storia economica, ma che ci permette veramente di vedere quella storia che raramente si vede nelle scuole. Io che sono insegnante lo so, perché difficilmente riesco a fermarmi dopo aver parlato di Carlo Magno, dopo aver parlato delle crociate, dopo aver parlato di tante altre cose, a fermarmi su come si viveva, che cosa si faceva tutti i giorni, cosa si comprava da mangiare e cosa si comprava da vestire. Ecco, in questo libro invece si trova esattamente questo, la storia più piccola, la storia più minuta, la storia del commercio, ma che è anche la storia della vita. Poi c'è un terzo motivo, che è un motivo proprio legato al metodo. Nella sua introduzione papà dice che appunto recuperare ciò che è perduto, riordinare ciò che è disperso, ricomporre l'infranto è la meta paradossale a cui lo storico aspira. Allora, questo ricomporre l'infranto, mai come in questo libro, è evidente, perché veramente il tentativo che si fa di ricostruire la Milano prima del Duomo, prima che il Duomo coprisse con la sua mole tutta una serie di realtà che esistevano, è una cosa molto difficile, è un grande puzzle di cui mancano i pezzi, tra l'altro, perché realmente questo forse è l'aspetto più interessante, proprio la questione della topografia. Perché realmente noi sappiamo appunto dove era il coperto dei Figini, perché era stato distrutto nel 866. Sappiamo dov'è l'Arengario e sappiamo dov'è il Duomo. Però da lì, da questi pezzi, bisogna ricostruire cosa c'era prima. E non è sempre facile, non è sempre corretto, non è sempre preciso. Insomma, io rileggendo questo libro mi è venuto in mente proprio il paragone con quegli affreschi che si fanno, che si trovano in alcune chiese, dove sì, c'è una parte dove il restauratore è riuscito a rimettere insieme le figure e poi c'è un bel pezzo di intonaco bianco. Si stringevano intorno, mio padre dice in un certo punto che assediavano, però in qualche modo mantenevano la chiesa, perché erano gli spazi a cui queste botteghe, queste bancarelle si appoggiavano sulla chiesa, erano di fatto gli introiti, pagavano l'affitto alla chiesa e la chiesa manteneva se stessa grazie appunto a queste bancarelle. E queste bancarelle, che non sono proprio delle bancarelle, sono proprio dei negozi cielo aperto, non è proprio, immaginatevi un mercato, ma un mercato coperto, ecco, forse è molto più da capire questo, perché c'erano delle coperture in legno, non in muratura, ma proprio queste, magari in particolare quelle dei borsinari, della parola borsin, cioè il borsellino, la borsa, che si vendevano sul lato che è rimasto in piedi di Santa Tecla, sono quelli che hanno permesso di salvare Santa Tecla, o meglio quel muro di Santa Tecla, che poi è diventato la base per il coperto dei Figini. Interessante poi è il fatto che il coperto dei Figini non è il primo coperto esistente, ce n'erano tantissimi altri, ma erano assai diversi. Il coperto dei Figini è il primo, ecco perché è rinascente del Medioevo, perché effettivamente è il primo coperto che assume questo ruolo, il ruolo di un mercato aperto
ma un mercato che non sia gestito solo privatamente, perché ora i coperti, esistevano due tipi di coperti, un coperto chiuso, pubblico, che però era un coperto legato alla, più che altro alle, al cambio monete, ai, agli orafi, ai banchieri, eccetera, e quindi era anche, c'erano dei cancelli su questo coperto che giustamente impedivano a, a chiunque di entrare, e c'erano invece dei coperti privati che erano però molto disordinati, spesso anche un po' precari da un certo punto di vista e molto piccoli. Il coperto dei Figini diventa veramente l'idea di un primo centro commerciale, permettetemi questo passaggio un po' antistorico, però effettivamente diventa un primo luogo di aggregazione, di commercio, che ha delle sue regole e ha anche proprio un suo ordine preciso. Un ordine preciso che gli permette di sopravvivere sostanzialmente fino al 1866, quando poi si decide di dare a Milano un aspetto completamente diverso. Ma il coperto dei Figini aveva un suo ordine, tanto che in basso era aperto alla vendita delle persone e i piani superiori invece erano dedicati ai magazzini oppure ai, agli alloggi di questi mercanti, di questi venditori, che in questo luogo trovavano, quindi praticamente facevano casa e bottega, ovviamente affittati da, dal comune, ma anche dal signor Figini, che era il nostro Pietro Figini, che è il primo che mise mano alla, alla creazione di questo coperto. Io sono Maurizio Giannetti e ho conosciuto Ambrogio in etage nelle aule della facoltà di storia dell'università statale, e abbiamo passato assieme tante ore seguendo i corsi, preparando gli esami, e da questa conoscenza è nata un'amicizia che ci ha portato poi a fare anche delle vacanze assieme con le nostre consorti Renate e Paolo, ci ha portato a, ad andare in vacanza sulle Dolomiti, ed è stata pensata la costruzione di una, di un, di un mercato tutto sommato piuttosto importante e anche in una zona così prestigiosa. Pensare che fosse una casualità mi sembrava un po' troppo riduttivo, per cui io ho pensato di vedere se c'era stato qualche cosa che avesse potuto bloccare questo. È per questo che il mio contributo si chiama I prodomi del coperto dei Figini, dove i prodomi, che è un termine ormai desueto ed è usato sempre al, al plurale, significa qualche fatto, qualche evento, qualche cosa che è avvenuto e che poi condizionerà quello che succederà dopo. E questo evento, ripeto, è un'ipotesi, ma è stato anche divertente lavorare su questo, risale quasi a due secoli prima. E io lo, lo colloco esattamente a sabato 6 maggio del 1385. In realtà, per conoscere bene questo fatto, bisognerebbe tornare ancora indietro di qualche decennio e conoscere la storia dell'Emiliano trecentesca. Nel mio contributo troverete questo, questo aspetto, e quindi vi potrà essere più chiaro questo, questo discorso. Quello che, per brevità ovviamente, mi limito a, a segnalarvi quello che era, che era la cosa importante, cioè in questo periodo, stiamo parlando appunto degli anni in cui c'è questo evento che condiziona tutto, era sotto traccia la lotta fra Bernabò Visconti e nipote Gian Galeazzo per il dominio di Milano. E a questo punto cosa succede? Il giovane nipote Gian Galeazzo scrive allo zio, che era a Pavia, scrive allo zio dicendo che vuole venire a fare un pellegrinaggio a Varese e vuole passare da Milano per salutarlo. Bernabò, che non pensava che il nipote avesse delle mire di qualche tipo, accetta volentieri di incontrarlo, e l'incontro avviene alla Pustella di Sant'Ambrogio. La Pustella è una delle porte piccole che erano affiancate alle porte maggiori. Mentre Bernabò si presenta addosso di un muro seguito dai suoi figli, Gian Galeazzo si presenta con tanti armigeri e di fatto fa catturare lo zio,
senza incontrare resistenza ovviamente, perché dall'altra parte non c'è nessuno, e lo fa rinchiudere a Trezzodata, dove poi Bernabò Visconti morirà probabilmente avvelenato da un piatto di fagioli che era di quello molto ghiotto. Teniamo presente che nel Medioevo era facile dire è stato avvelenato, non c'era l'autopsia, non c'era maniera di controllarlo. E quindi Gian Galeazzo di fatto diventa l'unico signore di Milano e ha preparato molto bene questo, chiamiamolo, colpo di Stato, colpo di Ducato se vogliamo finire, e comincia anche a creare una dannazio memoria dello zio, e fra le altre cose inventa anche il fatto che in realtà fa circolare la voce che in realtà era lo zio che aveva cercato di fargli questo tranello e lui aveva resistito. La cosa viene creduta perché Milano era stufa di un dominio trentennale di veramente di Bernabò Visconti, che vi ricordo era chiamato il diavolo, e quindi accetta questo passaggio di consegne. Di fatto però qualcosa rimane, perché ci sono molte leggende legate proprio al tranello che fece, questo inganno che fece il Gian Galeazzo su Bernabò, che nascono e riguardano proprio l'uomo, e sempre nella seconda parte del mio contributo ne leggerete alcuna. Di fatto Gian Galeazzo rimane a Milano un tempo limitato, ormai ha molto consolidato il suo potere, che tiene confermenti, e torna a Pavia. Perché torna a Pavia? Beh, Pavia era il posto preferito dal padre, dal Galeazzo II, e soprattutto era stato la capitale del regno Longobardo e anche del regno d'Italia per un certo periodo, e quindi installare lì il potere di un ducato voleva dire quasi in futuro magari richiedere tutta l'Italia settentrionale. Quindi, come riporta un po', a dare la dimensione, cioè in effetti la costruzione del Duomo portò nel tempo, come appunto riporta Ambrogio, a dare la dimensione, il respiro, la forma di piazza a un luogo urbano, dove fino ad allora erano esistiti solo alcuni angusti spazi. Lo spazio Terevacqua, presso Santa Tecla, la platea Renzi e la platea Piscaia. E ancora, scrive Ambrogio, demolita la chiesa di Santa Tecla, come ci diceva Luca, nel 1461-62, le botteghe dei borsinari le sopravvissero, alloggiate, appoggiate al muro nord della chiesa, sfruttata insieme allo spazio della Navatella per la costruzione del coperto dei Figini. Per finire, la ristrutturazione della contrada dei Borsinari, che avete visto in qualche diapositiva alle mie spalle, e la rimozione della vecchia struttura porticata, sostituita da più solide botteghe, vennero effettuate nello stesso periodo in cui venne demolita la chiesa e costruito il coperto dei Figini. Anch'io come Luca sono abituato a non parlare con il microfono e a parlare a braccio, quindi non seguirò un filo logico, ma andrò secondo determinate linee guida a dirvi quello che era un po' l'oggetto del contributo che ho scritto, ripensando appunto alla Vico Ambrogio, che ho conosciuto in facoltà nelle aule di storia in seconda laurea, e ho l'orgoglio di essere stato il primo tra gli amici qui presenti a conoscerlo e a presentarlo agli altri amici che sono qui con noi, e di lui ricordo l'entusiasmo, la simpatia e soprattutto la grande passione per la storia. Ciò detto, faccio una rapida sinossi del contributo che ho scritto per chi avrà la pazienza e la voglia di leggerlo. L'oggetto è quindi il rapporto che ci fu tra la città di Milano e il contado, il territorio rurale circostante, la pressione osmotica che queste due realtà ambientali esercitarono tra di loro, provocando movimenti centripeti e centrifughi reciproci, movimenti non solo di persone ma anche di merci, quindi di derrate alimentari, con tutta la problematica che il movimento daziario comportava, e flussi di capitale. Chi si arricchisce in città attraverso mestieri o commerci, impiega poi i propri soldi, i propri denari per comprare terre e quindi dedicarsi a un'attività rurale. Movimenti di persona, perché vi furono grossi flussi di poveracci, reietti, soprattutto durante i periodi di carestia o epidemia, che bussano alle porte della città e ne vengono respinti, e dalla città stessa vengono espulse ampie fasce di popolazione di miserabili. Ricordo che questa attività andrà avanti fino all'Ottocento,
studiando le epidemie si vedrà come, ad esempio, dalla Campania arrivavano i cosiddetti navazzoni, cioè coloro che dovevano svuotare, ripulire il fondo del naviglio e vendevano il letame raccolto nelle campagne per realizzare dei piccoli guadagni. Il parametro temporale del contributo è quindi il tardissimo Medioevo, l'epoca signorile, sconfinando poi nella prima età moderna, nel periodo di Filippo II. Infatti si parla di lungo Cinquecento, c'è un bellissimo saggio molto recente sul lungo Cinquecento, in quanto il Cinquecento inizia, già si può dire, trova i suoi prodromi, le sue radici nella fine del Quattrocento e deborda fino ai primi decenni del Seicento con la peste dei Borromeo nel 1630. La dimensione spaziale invece è quella che può equivalere all'attuale provincia di Milano, io preferirei dire alla diocesi di Milano, in quanto i due confini, quelli amministrativi, statali o del ducato, dei tempi e quelli della diocesi, non coincidevano e non coincidono tuttora. Quindi essenzialmente tre diverse aree con una diversa vocazione culturale, ciò si coltivava, diversi rapporti di conduzione e diversi aspetti geomorfologici. Quindi la campagna soprana, che era quel tratto di campagna che si estende tra Milano e Pavia, fino all'area di Binasco, dove il naviglio fa un grosso gomito, la bassa Brianza, la parte pianeggiante, non la parte diciamo collinare, e infine proprio l'attuale periferia di Milano, che ricordo amministrativamente era molto diversa dall'attuale. Fino alla seconda metà dell'Ottocento esisteva un comune che era quello definito dei Corpi Santi, che hanno a che fare anche col libro di Ambrogio, in quanto sembra che la leggenda lo ricollegasse a proprio Santa Tecla, che erano un grosso anello irregolare che circondava Milano e istituito nel periodo di Giuseppe II, fu poi abolito da Napoleone, ricostituito durante la Restaurazione e poi definitivamente abolito dai Savoia nel 1872. Aveva una sua importanza perché da lì arrivavano tutte le derrate alimentari importanti, difatti se si analizzano i registri anagrafici si vede che la maggior parte della popolazione era classificata come ortolani, infatti si parla tuttora dei borghi di Scigulat, a Porta Tenaglia. E quindi l'assetto territoriale fu essenzialmente proprio l'introduzione di nuove culture. Innanzitutto la canalizzazione. Canalizzazione eseguita dagli Sforza, quindi non solo i navigli ma anche la Martesana, e difatti un nostro antenato probabilmente chiamò un figlio Leonardo, nome poco usato all'epoca, proprio in omaggio a Leonardo che in quel periodo stava realizzando la Martesana nell'area in cui questo nostro antenato viveva. E la seconda grossa rivoluzione fu quella dell'introduzione della risaia, che trasformò completamente la parte sud di Milano, e soprattutto parliamo della rivoluzione maidica, quando dalle Americhe arrivava il Gran Turco, questo fece piazza pulita di tutte le culture precedenti, sopravvivendo soltanto in parte il gelso per le culture della seta, anche se all'epoca non era la Lombardia la principale produttrice di seta, ma era la Polonia. In secondo luogo vediamo che anche Milano fu una città d'acqua, una città bellissima, come ha detto Luca nella mia introduzione, una città in cui i navigli facevano la parte del leone e gli spostamenti avvenivano essenzialmente via d'acqua. Le autostrade del tempo erano i navigli che potevano portare sia sud verso Pavia, che aveva il suo ruolo egemone di ex capitale longobarda, sia verso est con la Martesana. Quindi abbiamo seguito un po' questi famiglie nella loro evoluzione nei secoli, con il loro lentissimo avvicinamento a Milano, attraverso delle fonti documentari, ovviamente, fonti che abbiamo trovato essenzialmente all'archivio di Stato nel fondo notarile. Si pensa che erano essenzialmente dei conglomerati di famiglie patriarcali,
era lo stipite, il soggetto più anziano, perché veniva chiamato il regiur, che comandava e che aveva la patria potestà. Patria potestà non significa che ce l'ha il padre, significa che ce l'ha il soggetto più anziano. E questo andrà avanti fino al Code Napoleone, fino all'Ottocento. E infatti per prendere qualunque decisione serviva l'atto di emancipazione del regiur, che dava il consenso ad esempio a un matrimonio o all'acquisto di un terreno o altro, indipendentemente dall'età. E quindi vivevano lo stipite più antico, più anziano, con i figli che a loro volta portavano la famiglia in questi grossi cascinali, che sono diversi nel caso della Brianza e da quelli della Bassa, in quanto nel territorio della Risaia essenzialmente si avevano dei grossi complessi dove vivevano fino a 80-100 persone, braccianti che avevano il contratto annuale, mentre nell'area mezzadrile del collinare Brianzola abbiamo proprio il concetto di casa, la radice ca la ritroveremo proprio di origine latina dovunque, intesa come un cubo proprio, anche se poi si andrà sempre più su case più piccole man mano che la famiglia diventa nucleare invece che patriarcale. Altri dottor Gorelli, per tutte le cose importanti, sono i grossi periodi di brigantaggio, da criminalità elevatissima si andava da quelle di piccoli reati come i furti campestri, i tagli della vita, fino a omicidi che ho trovato in quantità enorme, e poi sulle epidemie, però questo ci porterebbe molto lontano a parlare di peste e altre cose, per cui visto che ho esaurito il mio tempo lascio la parola al dottor Gorelli che ci illuminerà su quelle che erano le unità di misura sia monetarie sia di quantità di prodotti agricoli del periodo. Grazie ancora. Ho conosciuto l'autore del libro L'Ambrogio in Università. Vorrei cominciare con un piccolo ricordo personale che avevo di Ambrogio. Ambrogio mi diceva sempre che l'università lo aveva aiutato ad uscire da un periodo difficile. E mi ricordo spesso che ne parlavamo. Spesso quando sono fuori con altre persone mi chiedono perché hai studiato storia, cos'è la storia per te. Uno potrebbe rispondere tantissime cose. Per me in particolare la storia è un atto d'affetto, è un atto d'amore. È un atto d'amore verso chi ci ha preceduto, perché noi, facendo lavoro di archivio, studiando e impegnandosi a ricercare le vite di chi ci ha preceduto, lo riportiamo in vita. Ecco, vorrei introdurre il mio saggio anche con un'altra considerazione. Il mio saggio si chiama Numismatica all'ombra del coperto e parla di monete. Pensiamo un po' alle monete che abbiamo noi in tasca, no? Che ci scorrono ai noi troppo velocemente tra le dita. Cos'è una moneta? Una moneta è una forma di valore, è anche un'opera d'arte. È un'opera d'arte seriale. Oggi difficilmente noi potremmo avere una moneta di Galeazzo Maria Sforza, difficilmente, cioè, al contrario, molto facilmente potremmo avere una moneta di Galeazzo Maria Sforza a un prezzo molto contenuto, mentre anche solo un piatto di quell'epoca avrebbe un costo decisamente più sostenuto. Al tempo di Galeazzo Maria Sforza circolavano monete in oro, in argento e in mistura. Questa mistura è chiamata biglione, è una mistura di rame e d'argento, dove il rame rivestiva la minima parte. Le monete, come detto, incrociano la vita di questo coperto in molti modi, vengono spese sotto le sue arcate e anche contribuiscono alla sua fondazione e alla sua costruzione. Abbiamo un documento di Pietro da Ficino dove concede 14 fiori in oro per la costruzione del coperto. Ora sappiamo che durante il ducato di Galeazzo Maria Sforza, dal 1466 al 1476, le monete che circolavano avevano il nome di ducato, erano in oro perlomeno il doppio ducato e il ducato. Perché si cita il fiorino? Il fiorino in realtà è un nome consuetudinario, prende il nome dalla città di Firenze dove per la prima volta venne coniato in oro dal 1252, prende il nome dal flos florum, il giglio presente sulla moneta.
Le monete di Galeazzo Maria Sforza sono molto belle e rappresentano proprio il paradigma del signore rinascimentale. È un signore che si mostra sulla moneta con la corazza, per cui c'è ancora è ancora tutt'oggi è legato il potere alla sfera militare, per cui è un volto corazzato, un volto severo, un volto arcigno. Però entra questa dimensione rinascimentale nella misura in cui il signore Galeazzo Maria Sforza, oltre ad essere un grandissimo committente artistico di opere d'arte, arriva anche a intervenire di persona sul ritratto della moneta, cioè lui va, vede le sue monete, dice queste vanno bene, queste non vanno bene. E questo è un elemento di grande modernità in questo ultimo sfolgorio di Medioevo che è il Rinascimento. Poi sarebbe sbagliato dire che il Medioevo termina esattamente nel 1493, i periodi non terminano. Nel 1493 potremmo dire che paradigmaticamente cessa la libertà italiana, perché poi con le orrende guerre d'Italia i grandi signori cedono il potere alle grandi potenze, alla Francia prima e poi alla Spagna, e finisce questa grande libertà italiana, questo periodo che ha avuto origine con i comuni e continua con le signorie. Alcune di queste monete rappresentano il Sant'Ambrogio, ad esempio l'otto grossi e il cinque grossi rappresentano questo Sant'Ambrogio a cavallo con lo staffile, che è un riferimento alla battaglia di Paradiago tra Lodrisio e Azione Visconti del 1339. Perfetto, perdonate, ma la carriera da modernista anche a me sta influendo molto. E questa battaglia, ormai l'esito della battaglia sembra da ragione a Lodrisio, il santo scende a cavallo in bateo con lo staffile e sgomina i nemici. Anche questo era un argomento che con l'Ambrogio teneva sempre molto banco, perché dava proprio l'idea di un santo di carattere, diciamo così. Oltre a essere anche una statua a cui noi tutti che abbiamo studiato la statale siamo affezionati, perché c'è un'enorme statua di Sant'Ambrogio di Adolfo Witt, che è la copia in gesso dell'originale, che è al mausoleo e al sacrario davanti alla Cattolica. Queste monete oggi ci stupiscono perché sono di buon metallo, di argento, di doppio ducato e ducato in oro. Il testone, che è la prima moneta che incarna la lira, da 20 grossi e da 10 grossi, che sono, e il mezzo testone da 10 grossi, che sono le prime monete dopo la lira tron a incarnare la lira che poi arriverà fino al 2001, la nostra cara vecchia lira, che prima era semplicemente un'unità di conto e poi diventa una moneta vera, incarna la moneta vera. Comincia a Venezia con il doge Niccolò Tron, a cui in una repubblica a caso inconsueto viene rappresentato il doge, perché leggenda vuole che il figlio, essendo morto in Oriente, la repubblica in ringraziamento per l'unico figlio abbia concesso al doge Niccolò di rappresentarsi sulle monete. Tutt'oggi nelle repubbliche non è presente il ritratto di un vivente, perché non è proprio consueto, solo i regnanti possono rappresentarsi sulle monete. Cosa si acquistava con queste monete? Con le monete di Galeazzo Maria Sforza dire cosa si acquistava è complicato. I prezzi al dettaglio, perlomeno nel Medioevo e nella prima età moderna, sono molto difficili da ricavare. Sappiamo certamente cosa acquistavano i grandi. Sappiamo che Galeazzo Maria, per la dote della figlia Bianca Maria Sforza, concesse 100.000 fiorini, 100.000 ducati d'oro, scusate. Per le spese dell'esercito, che nelle spese che tra le voci di spesa degli stati moderni sono quelle più incisive, dal 1472 al 74, 800.000 ducati d'oro. Per farvi un esempio, la cessione di una città di Imola presa dagli sforzeschi al Papa costò al Papa 50.000 ducati in oro, questo per una città intera, come poteva essere Imola. Per i prezzi invece più al dettaglio,
abbiamo le stime di una statistica medica pubblicata nell'Ottocento che riporta le spese che venivano fatte per l'ospedale maggiore. Sappiamo da queste spese che il moggio di grano, che equivale a una misura, il moggio è una misura degli alidi che equivale all'incirca 225 litri, si spendevano esattamente 4 lire e 7 soldi nell'anno 1476, mentre per una brenta da 96 boccali di vino, che equivaleva a 75 lire e 55, si spendevano 2 lire e 9 soldi. Inizialmente, in realtà, il primo naviglio costruito tra Pavia e Milano aveva ragioni difensive, perché Pavia era alleata con il Barbarossa, che combatteva contro i milanesi, e i milanesi gli hanno fatto una bella barriera d'acqua chiamata il Ticinello, che portava l'acqua dal Ticino alla Pietra Grasso per contrastare praticamente la sua avanzata. Quindi in realtà il primo naviglio costruito dall'uomo aveva ragioni inizialmente difensive. Se facciamo un passo indietro rispetto a come viene dalla riva, rispetto al XIII secolo, e andiamo all'alto medioevo, il contado di Milano, le terre che circondavano Milano, erano molto diverse da come ce le immaginiamo. Erano essenzialmente degli acquitrini. Rimasero così fino a circa il 1100, diciamo fino al XII secolo, quando i monaci cistercensi arrivarono nel territorio tra Milano e Pavia e fondarono le abbazie di Morimondo e di Chiaravalle, e cominciarono a coltivare, diciamo, allora, le prime aziende agricole, no? Naturalmente, per coltivare le prime aziende agricole, per fondare le prime aziende agricole, avevano bisogno dell'acqua non acquitrinosa, ma dell'acqua che venisse portata in un modo strutturato, in un modo pensato dall'uomo per irrigare la campagna, essenzialmente. E quindi trasformarono questo terreno che era acquitrinolo tra Milano e Pavia, diciamo, e Lodi, in un terreno molto fertile. Grazie a tutti per l'attenzione.